iniziamo a lavorare la piastrella da ingastro. Allora, lavoriamo 3 catenelle che sostituisce la prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1, 2 e 3. Per l'anello magico lavoriamo 4 gruppi di 3 maglie alte separate da 2 catenelle. Il terzo gruppo di 3 maglie alte, 2 catenelle, e questo è l'ultimo. 1, 2 e 3. 2 catenelle, chiudiamo l'anello e lavoriamo una maglia bassissima sulla terza catenella. Una catenella e tagliamo il filo. Ok. Adesso cambiamo colore e iniziamo a lavorare nell'archetto. Entriamo nell'archetto, fissiamo il filo. 3 catenelle che sostituisce la prima maglia alta, 3. Allora, adesso nell'archetto lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Due catenelle, prossimo archetto, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle. Passiamo nell'altro archetto, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Due catenelle, ultimo archetto, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte.
2 catenelle, chiudiamo sulla terza catenella, una catenella e tagliamo. Ok, adesso cambio filo. Entriamo nell'archetto centrale, fisso il filo e lavoriamo. 3 catenelle che sostituisce la prima maglia alta. 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Due catenelle nell'archetto di 2 catenelle, lavoriamo 3 maglie alte. 1 2 catenelle, l'angolo, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. 1, 2, 3, 2 catenelle e 3 maglie alte. Due catenelle e passiamo nell'archetto di 2 catenelle. E lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e andiamo nell'angolo, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, 3, 2 catenelle, 1, 2 e 3, 2 catenelle. Lavoriamo nell'archetto 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle l'angolo, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2, 3 2 catenelle nell'archetto 3 maglie alte, 2 catenelle, una maglia bassissima sulla terza catenella, una catenella e tagliamo il filo. Sono 1, 2, 3. Bisogna fare un altro giro così. Adesso lavoriamo un giro come questo qua che abbiamo appena terminato. Quindi entriamo
nell'angolo, passiamo il filo, oh. Ah. Tre catenelle, 1, 2 e 3, tre maglie alte, 2 e 3, 2 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Due catenelle nel primo archetto, 3 catenelle, 1, 2, 3, 2 catenelle, secondo archetto, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, tre maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte nel primo archetto, 2 catenelle, 3 maglie alte nel secondo archetto. Quindi 2 catenelle, lavoriamo nell'angolo, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Catenelle, lavoriamo nel primo archetto, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, andiamo nel secondo archetto, 3 maglie alte, 2 catenelle e lavoriamo l'angolo sempre uguale, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Due catenelle e così tutto il giro. Nel primo archetto 3 maglie alte, 2 catenelle, nel secondo archetto 3 maglie alte, 2 catenelle, l'angolo, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte nel primo archetto, 2 catenelle, 3 maglie alte nel secondo archetto, 2 maglie alte e una maglia bassissima sulla terza catenella. E tagliamo il filo. Allora, adesso dobbiamo lavorare modo. Allora, iniziamo dall'archetto qua di 2 catenelle, quindi lavoriamo due maglie basse,
una maglia bassa su ogni maglia alta. Nell'archetto di 2 catenelle lavoriamo 2 maglie basse e su ogni maglia alta lavoriamo una maglia bassa. Quindi nell'archetto 2 maglie basse e una maglia bassa su ogni maglia alta. Nell'archetto l'angolo lavoriamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3, e lavoriamo così tutto il giro, maglie basse su tutte le maglie alte e maglie basse, 2 maglie basse nell'archetto di 2 catenelle. Così lavoriamo tutto il giro. Nell'angolo, nell'archetto dell'angolo, 3 maglie basse. E così tutto il giro. Terminiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa. Ecco qua. Allora. Ecco qua. Adesso dobbiamo lavorare le maglie alte doppie incrociate. Quindi allora qui abbiamo 1, 2 e 3. Questa è la maglia bassa centrale. Iniziamo da quella a fianco alla maglia bassa centrale. Quindi iniziamo a lavorare le 8 maglie basse. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Abbiamo 8 maglie basse, quindi ci siamo sulla seconda, sulla maglia alta centrale delle 3 maglie alte. Questa è la maglia centrale, la maglia bassa centrale. Ok? Come questa è la maglia centrale.
Adesso noi da questo punto contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi questa è l'ottava maglia. Quindi noi il prossimo, la prossima maglia alta doppia la dobbiamo lavorare su questa maglia. Adesso noi dobbiamo cercare di trovarci come la piastrella grande, altrimenti non ci possiamo unire. Adesso dobbiamo lavorare le maglie basse. Le maglie basse sono 1, 2, 3, 4 e 5. Invece qui ne abbiamo lavorati 4. Oh, per trovarci dobbiamo fare in questo modo. Lavoriamo la prima maglia bassa, la seconda la saltiamo, andiamo sulla terza, sono 2, 3 e 4, qui dove ho marcato con il filo, tolgo il filo. Per trovarci con la piastrella grande. Adesso lavoriamo la maglia alta doppia a rilievo prendendo la maglia alta opposta di quella della prima. Ecco qua, così. Adesso la prima già l'abbiamo lavorata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ecco qua, in questo modo, qui dove ho marcato con il filo e la maglia centrale, e lavoriamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Lavoriamo 8 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Otto maglie basse. Adesso lavoriamo su questa maglia alta la maglia alta doppia a rilievo. Quindi prendiamo la maglia e lavoriamo la maglia alta doppia a rilievo. Adesso lavoriamo una maglia bassa, saltiamo una maglia bassa. Sulla seconda lavoriamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Una maglia alta doppia su questa maglia alta. E
adesso lavoriamo 8 maglie basse. La prima già l'abbiamo lavorata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Questa è la maglia bassa centrale. Lavoriamo 3 maglie basse, 1, 2, 3. Una maglia bassissima sulla prima maglia bassa. Ecco qua. Adesso lavoriamo l'ultimo giro e la piastrella quadrata è terminata. Quindi adesso ci dobbiamo trovare con le 21 maglie basse più 2 e 2 sugli angoli. Allora, adesso iniziamo a lavorare. Questa è l'asola della maglia alta doppia che non dobbiamo lavorare, quindi iniziamo da questa maglia bassa subito a fianco all'asola della maglia doppia alta. Allora lavoriamo le maglie basse. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e 8. Togliamo le marche e sulla maglia bassa centrale lavoriamo 2 maglie basse. Adesso contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Questa è l'asola della maglia alta doppia rilievo e non la lavoro, quindi lavoro questa maglia bassa. 10, 11, 12, 13, questa è l'asola della maglia alta doppia, la salto, vado sulla maglia bassa, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e 21. Ci troviamo con le 21 della piastrella grande, quindi togliamo il marker, lavoriamo nell'angolo sulla maglia bassa centrale 2 maglie basse e continuiamo così per tutto il giro. 9, questo è il lavoro, 10, 11, 12, 13.
13, questo è un bravo uomo, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Bello marca. E lavoriamo 2, mani basse, 1. Chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa. Ecco. Ecco qua. La piastrella, la prima piastrella terminata. Ecco. Adesso lavoriamo la piastrella triangolare, anello magico, 3 catenelle, 1, 2 e 3, 3 maglie alte, sono 2 e 3, 2 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2, 3 e 3, ok, tiriamo un po' l'anello e lasciamo così. Adesso una catenella e tagliamo il filo. Così. Entriamo sulla terza catenella. Fermiamo il filo, tre catenelle, 1, 2 e 3, sulla terza delle catenelle dove abbiamo fermato il filo, lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2. Sono 3 maglie alte con le catenelle, 2 catenelle. Entriamo al centro e lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2 e 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle. Entriamo sull'ultima maglia alta e lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella e tagliamo il filo. Poi questi fili siamo dopo, ed è il secondo giro. Adesso cambio filo e lavoriamo sempre nello stesso modo. Entriamo nella terza catenella
infissiamo il filo con una maglia bassissima, 3 catenelle che sostituisce la prima maglia alta e 2 maglie alte sempre lavorata nella terza delle 3 catenelle. Ste codine le odio, quando odio ste codine. Allora, 1 e 2. Due catenelle, 1 e 2. Nello spazio delle 2 catenelle lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle nel centro, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1, 2 e 3. 2 catenelle nell'archetto delle 2 catenelle lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle sull'ultima maglia alta lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella e tagliamo il filo. Allora, questo è il terzo giro. Adesso faremo l'ultimo di questo. È uguale. Entriamo nella terza delle 3 catenelle, fermiamo il filo con una maglia bassissima, 3 catenelle che sostituisce la prima maglia alta e lavoriamo 2 maglie alte sempre nella terza delle 3 catenelle, quindi 1 e 2. Nell'archetto di 2 catenelle lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle nel secondo archetto, 2 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle nel centro, sempre lo stesso, 3, 2 e 3. 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle nell'archetto di 2 catenelle lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle, prossimo archetto 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle e sull'ultima
maglia alta, lavoriamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Una catenella e tagliamo il filo. Dobbiamo lavorare le maglie basse. Entriamo sempre sulla terza delle 3 catenelle e lavoriamo 1 maglia bassa. Adesso lavoriamo una maglia bassa su ogni maglia, quindi questa è la seconda, questa è la terza, nell'archetto di 2 catenelle 2 maglie alte, 1 e 2. Sulle maglie alte una maglia bassa per ogni maglia alta e 2 maglie basse nell'archetto di 2 catenelle. Arrivati nell'archetto di 2 catenelle lavoriamo 3 maglie basse. E 3. E così continuiamo. Una maglia bassa su ogni maglia alta, 2 maglie basse nell'archetto di 2 catenelle. 1 e 2. Sull'ultimo una catenella e tagliamo il filo. Ecco qua. Allora, adesso cambiamo colore, entriamo nella prima maglia bassa e lavoriamo una maglia bassa. Ok. Dobbiamo lavorare 8 maglie basse. Questa è la prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Adesso dobbiamo lavorare le 2 maglie alte doppie incrociate.
Quindi adesso lavoriamo così. Prendiamo la prima maglia alta e lavoriamo la maglia alta. Adesso dobbiamo lavorare le 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4. Quindi qui lavoriamo la seconda maglia alta doppia a rilievo, prendendo questa maglia opposta, la maglia alta opposta a quella di prima. Ecco qua, così. Quindi adesso lavoriamo 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Allora, aggiustiamo un po' le maglie. Ecco. Adesso sulla maglia centrale lavoriamo 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Adesso scendiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Lavoriamo in questa maglia, lavoriamo la maglia alta doppia a rilievo e lavoriamo 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4. Lavoriamo la maglia alta doppia a rilievo su questa maglia alta. Aggiustiamo un po'. Ora 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Una catenella e tagliamo il filo. Adesso dobbiamo lavorare l'ultimo giro. Allora, adesso dobbiamo cercare di adattare la mezza piastrella. Dobbiamo adattarla alla piastrella grande, la piastrella, quindi dobbiamo cercare di trovarci con i lati, altrimenti non ci troviamo quando li dobbiamo unire. Adesso entriamo nella prima maglia bassa e lavoriamo la maglia bassa. Questione di fissare il filo. Ok.
Oh, adesso se non vi ricordate, se vi ricordate, come abbiamo fatto anche qua, dobbiamo lavorare 9 maglie basse per trovarci, oh, guarda, per trovarci con le 21, no? Dobbiamo cercare di ottenere 9 maglie basse. Questa è la prima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Giustamente sono 8 perché erano 8 maglie basse. Ottenere le 9 maglie basse per trovarci con tutti i lavori, sull'ottava maglia bassa lavoriamo una seconda maglia bassa per trovarci con le 9 maglie basse. Saltiamo la maglia alta doppia e lavoriamo le 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4. Saltiamo la maglia alta doppia al rilievo, quindi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Le 21 abbiamo anche sulla piastrella grande. Quindi adesso qui lavoriamo 2 sulla maglia bassa centrale, lavoriamo 2 maglie basse e ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Lavoriamo qui 2 maglie basse, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 per trovarci con le 21 così ci troviamo con le 21 maglie basse che abbiamo qui 21 e 21. Questo è, diciamo, per difetto, ma va bene lo stesso. L'importante è che esce il lavoro. Ecco qua, ho unito le piastrelle. Cercate di unirli il più preciso possibile, maglia sopra, maglia sotto, insomma, non è che poi faccia tanta differenza. L'importante è che cercate di far combaciare le maglie alte doppie. Per il resto, bene o male, uno insomma adatta, bisogna cercare di adattare le piastrelle, gli incroci.
incastri, e questa è quella triangolare. Naturalmente il bordo va rifinito o maglia bassa, maglia alta o un bordo decorativo, insomma scegliete voi come volete bordare il lavoro. Per il resto tutto qua, insomma è abbastanza facile il lavoro. Spero che vi siete divertiti con me a lavorare queste bellissime piastrelle. Grazie di aver seguito il mio tutorial e alla prossima. Ciao!